Addentriamoci adesso della magia notturna, quella intrisa di colonoscopie e pacchetti di orizzonti moderni numero 2. Velvet. Buongiorno, zio porco. Tra poco non mi vedrete più, però se aspettate un po', poi mi rivedrete di nuovo. Porco di Mauro! Partiamo con le Midnight Hunt, Innistrad Midnight Hunt. Ne abbiamo la bellezza di molte. Esci lo sto Wren, che non lo esci mai, che poi non serve più un cazzo, ormai Wren non si gioca tipo mai da nessuna parte. Cos'è questo coso? Il niente. Andiamo direttamente alla rara della magia, molto velocemente. Oh, mitica! Male! Posso dire malissimo, mitica. Posso dire era meglio di no. L'ottimo 3-1, piccionide, sputato, già sputato. E sbulazzantide. Skippiamo, chiaramente. Attenzione! Smoldering Egg, niente male. Ottima, ottima rara. Siamo partiti, devo dire, molto bene. Devo dire molto bene. Dottor Acqua di Rose. Dottor Acqua di Rose ha boostato le buste. Sorcery. Delver! Ok, dai, allora ti chiamo mercoledì. Rara della magia. Carta nera, per favore. Inutile! Via! Niente! Via, a casa! T'ho detto io, si parte bene e si prosegue malissimo. È un cosmetics. Attenzione! La rara della magia breve. Blu! Memory Delage. E niente! Nicolas Cage! Nicola Gabbia! Il signor Gabbia. Ma Nicolas Cage, dai, è orrido come attore, come tutto. E anche come carta, per quanto riguarda il Constructed. Via! Buonissime le formiche. Orrida sta cosa, manco mi ricordavo esistesse. Questo è il... è la schermata di loading di MTG Arena. C'è una schermata di loading sicuramente con questa immagine, lo so al 100%. Rara della magia, 2-2. Beh. Il... brutale. Molto buono il catarro. Buono. Rara foil! Mamma mia, il pacchetto di Zeus questo qua era. Pacchetto degli dèi, doppia rara. Una è orrida, però questa è forte. Attenzione! Mamma mia! Scab, vinta! First pick, ciao! First pick, questo, 100% questo. Andiamo avanti. Rara della magia. E niente! Cigno piccione. Zombie. Nulla. Casa. La mia che merda. Di quanto ce ne frega. Guarda che bella l'esperienza di sboosting nel gioco della magia. Ma la chiave? Se non è se è limited, ovviamente. Infatti queste sono buste da limited. Sacrilegio aprirle così. Ma tanto non drafterò mai più Midnight Hunt. Non penso. Non so se è Prada o è l'alcol, ma sono tutta un calore. Secondo me è l'alcol. Questo è il 3-3 vampiride? Floriano! Floriano secondo. Floriano. Questo qua. Florian, quella che ha vinto il Grande Fratello, la seconda edizione del Grande Fratello. È vero, c'ho le mani tremolanti, cazzo, purtroppo, non lo so perché, camperò poco, che ne so. Ah, questo è fortissimo, il Gavozio. Guarda l'alba di Gavozio. Pittrice completamente inutile. 3-3, Graveyard Trespasser. No, niente! Orrida, specialista del massacro. Orrida, anche il limited, ingiocabile. Mettono ansia, si beva della morfina. Sì, ma addormento, scusi. Ottimo Fading Hope, posso dire la migliore carta trovata finora. Posso dire. Vabbè, terra doppia, dai. Sempre accettabile come cosa. C'è una bella rara foil, un bel Wren foil. Terra! Ulla! Niente! Vabbè, dai. Terra, dai. 3 euro la terra. Questa è la migliore carta, forse, abbiamo trovato. Questo è molto bello. È scarso. Cioè, entra e si suicida. 2 euro il cazzo.
Oh, il mio, la mia quarta sentinella dell'Iodoro. Vai con Innistrada Crimson Bow. Bleed Dry, vinta, 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 vinta. Che si chiama esattamente Ausubluten. Niente. Nulla. Zero. Casa, buttata, bruciata, bustina, 2 euro nel cesso, via. Andiamo all'altra. Andiamo avanti. Rara della magia. Crimson Vow, che c'è di bello? Che vogliamo trovare, Sorin? E niente. Via. Yeah. Posso dire assolutamente niente. Versessen aus... Aufidesen? No. No, che Aufidesen. Aufsdienen. Sorin art alternativa. Andiamo, avanti. Removal, buono, first pick. Poi? Niente. Catilda, l'ottima Catilda. Beh, fortissima, bomba da limited, assolutamente. Ah, il tumore volante è fortissimo, mi piace un sacco. Ceratore orrido, rara della magia, 3-1, rara 3-1, rara 3-1, il piccione volante. Piccione volante non può bloccare, sono memoria le carte di Crimson Vow, cazzo. Mi sto rovesciando un finito di quanto cazzo l'ho giocata. Ah, nella versione... Alibaba e 40 ladroni. Oh, attenzione. Si sculacchia. Terra foil. Doppia. Tomba infestata dalle erbacce. Infossata di merdacce. Buono, 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 buono. Vabbè, sono troppo vuoti, amico mio. Cioè, orrido, il 3-3 imbloccabile. Ci ho perso ieri, maledetto. Rara blu, 3-3. Il piccione, 4 mana 3-3 volare, entra in gioco, sacrifica pezzo, counter. Easy. Sono l'uomo gatto di Crimson Vow. Rara incoming. 1-2. Giù le unghie dal palo. Capisco il colore, cos'è, bianca? Ah, è un mana 1-2 con lo schifo che si buffa. Esatto. Ottimo! First pick. Rara. 2-1, 2-1 bianca. Talia. Easy. Bella sta Talia. Tutto, tutto. Te tocchi con Talia. Te tocchi con Talia in bianco e nero. Guarda che bella. Mensch Soldat. Vi piace? Vi piace questo contenuto? Vi interessa? Cioè, vi interessa? Cioè, è una roba che vi annoia dopo un po'? Zio porco. Sì, ci sta? No. Questa è la 4-3 rapida fa diventare 4-3 anche un'altra creatura. Orrida. Ci sono i canali classici, no? Di giochi di carte, eccetera. Quando fanno pack opening, tipo, hanno un sacco di gente in più rispetto al solito. Io non ho più gente quando faccio pack opening. Tutto, tutto! Di solito il pack opening attira un botto di persone. Rara, breve. 1-2. Di nuovo il cretino. Va bene, va. Recaprare, adesso lo facciamo. Appena finiamo Cremisi. Feature. Ah, il Nientes. No, non lo sta. No, perché forse mi serve. Perché devo fare... Ho pensato di fare il cubo... Il cubo Midnight Hunt slash Crimson Bow. Oh my god. Ah, il volante. Piccione volante che trasforma il Blood Token. L'abbiamo detto quasi assieme. Proprio lui! Versione variantide. Sanguino merda. No, sanguinomante Voldaren. Emulgel. Che bella sta carta. Che bel disegno che c'è. Che caga le rose. Vediamo dall'altra parte quanto è mostruosa. È bellissima sta carta. È bellissima. A spese di Wizard. Ci mantiene lei. Facciamo gli schiavi per lei. Vendetta dei vampiridi. Grusso, grussissimo. 3-5. Questo è il tizio che caga la foresta, che caga la terra base di un altro volo. Poi caga i pupazzi quando attacca. Questo è fortissimo. Giorno, notte, niente.
Yeah. Falkenrat. Vedi che sembra tedesco. Nulla. Madonna. Ti piace? Abbiamo sprecato la mitica. Ti piace. Fortissimo il limited per questa qua. Una bomba assoluta. Ci ho perso male. Poi quando l'ho piccata io non mi è servito un cazzo. Sono riuscito a sfruttarlo. Scorpionide vincibile. Rara blu. Questa sarà quella merda. Quella che rimbalza a costo 4. La rara orrida blu. Il rimbalzo totale orrido. Vediamo se è vero. Lo sapevo, madonna mia. Questa è difficile da indovinare. Cioè guarda qua. Così te la indovino così. Sono l'uomo gatto di Crimson Vow. Cazzo, te la indovino con zero proprio. Te la indovino con zero. Si va a sparare un colpo. Che cosa dice? Si spari un'altra cosa. Attenzione. Vabbè, verde, ma... Verde spell. Che verde... Ah, l'incantesimo. Incantesimo invincibile? No. L'altro. Lo schifo che prende terra. Ok, di gap è l'ultima carta. Facciamo un recappone delle prime buste aperte della magia. Quindi, piccione, uovide, erano partiti bene. Vecchio dita lunghe. Questo è il classico vecchietto maniaco che tocca le signore. Tipo al bar, al mercato. Identità innestata. Ludovic. Catarro. Equipaggiamento al contrario. Floriano. Specialista. Terra, buono, sentinella. Giù le unghie dal palo. Geniale idea. Il niente. Catilda. La terra doppia foil. Piccione. Il niente. Talia bianca e nera è bella, dai. Perza. Questo pure è bello così. Sciamario. Cantesimo del niente. Il nulla cosmico. E di gap. Va bene. Andiamo avanti. Continuiamo con Innistrada. Già che ci siamo. Vediamo di sculare. Innistrada. Adesso vi faccio vedere la differenza tra le orride buste da draft e le buste dell'espansione. Qua si migliora molto di più. Ok, adesso vedrete. Buste da draft. Quindi 1000 comuni, 3 non comuni, rara al solito. E forse se trovi la rara foil devi accendere un cero a Sant'Antonio. Ok? Quindi, mentre qui la situazione è molto diversa. Molto diversa. Busta dell'espansione. Innistrada, Ulwerluvo. Ok? Resiled. Si apre facilissimo questa. Sembrava chiusa col ferro da stiro. E allora, busta dell'espansione. Vediamo com'è conformata. Terra. Comune. Minchia. Trovala una comune bianca forte del set di Midnight Hunt. No, ma trovala. Oh, ma che è? A busta bianca della magia, che è? Ancora. Adesso sono solo carte bianche dentro. Ah, sono così tutte? Grizzly. Sono tutti coerenti per tipo di colore. Ah, ok. Lo sapevo. Non ci ho mai fatto caso. Cosa ottima, Inza. Palese Resiled. Il niente, il lupi dei nullide. Il nientide. Rara. Questa è una terra doppia. No, il niente assoluto. Il niente. Ma vedi che sono meglio queste buste? Andiamo avanti. La vita è il nemico. Non rara della magia. No, ancora Modern Horizon per ultimo. Bianco-blu. Sembra la rara, no? Sembra una terra, no? No, blu-nera. Buona, bella questa qua. Una rara dolazia questa è. Il niente. Orrida. Lo spaccaterra è orrido. Come on. 3-3, questo cos'è? Il trespasser? No. Mitica, orrida, manco sapevo esistesse. L'angelo incontrollabile. Incrollabile. Angelo incontrollabile. Orrido. Ci ho perso un draft e non trovo la carta. Ma il limited mi pare fosse forte. Tipo non l'ho mai giocata. Vabbè cazzo, è volare doppio attacco, già forte così. 5 mana 3-3, volare doppio attacco, basta. Cioè per me può essere poi vanilla sotto, non importa. Te tocchi con Lier. Te tocchi con la signora Lier. Ottima altra terra di Ymir.
Carilda. Bella sta figurina. Non ulteriori rare della magia. Ma è ingiocabile. Strano però, perché onestamente a me sembra una carta forte. Wow! Isola foil. Te tocchi. Te tocchi, te tocchi davvero. Dai, che bella. Come ti rifrange la luce negli occhi e ti acceca. Manco il colpo del sole di Krillin prima di morire male. Il niente, posso dirlo, il assolutamente nulla. Sarà sull'euro, sì, sull'euro, intorno all'euro. Rara della magia. Ci sono doppia rara della magia. Ah, questa è la delizia. A delizia! Bella così. Così non ce l'avevo, Adelina. Catarra splendente. Ah, ma è una catarra. Ha capito? È tipo il... Hai capito? È il catarro femmina. 4-5. Cazzo di colore è bianco. Si capisce. Boh. Ah. Angelo mortalide. Molto positivo. Lisa dagli occhi blu. Opportunista foil. Sembra uscita da Kamigawa, visto che è un ninja. Sembra un ninja. Euro? Vale qualche euro addirittura? Non credo. Rara orrida. Che però non è così orrida. Questa un giorno prima o poi capace che si gioca, dai. È una carta con potenziale, secondo me, questa. Oh, questo qualcosina capace che vale so. Questo un po' varrà. Secondo me questo un po' vale. Non mi fare scherzi. Pezzo di merda. Non mi illudere. Vastasu. Rara verde. No, verde il cazzo. Verde. Verde 4-3, però. Mitica verde. Vaffanculo. Mi prendi per il culo, maledetto. Mitica verde, però inutile. Maledetto. Mitica verde, inutile. 10 euro. Ma dove si gioca? Commander. E noi cercheremo di estrapolare il massimo dalle tasche dei compratori. Posso dire che bazzo è questa? Ci sono alcune carte di questa espansione di Commander che valgono una botta di soldi. Questa è una di quelle. Pessimo! Lo scopriremo successivamente. Rara? Di nuovo il vecchio di Dalunga de merda! Sbri, 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 sbri. Voltaren e Mulgel. E niente! Nulla! Zero! Casa! Simic, good stuff. Attenzione, terra bianco era forte. Santuario frantumazio. Bagliore della lanterna. Un cammon inutile. La lista de merda. Questo è Guild Pact. Bellissima espansione della magia. Ricordo il grullo. Zio porco. Ricordo il grullo. Il grullo. Lo sgrullo. E l'Orzov. Dove neanche Prada avrebbe osato tanto. Terra foil. Palude. Bellissima, cazzo. È spettacolare, veramente. Adesso sentiero meraviglioso. 4-4. Di Grinson. Cazzo è? Nero. Ah no, è multicolor. Ed cazzo! È un mazzo rivoluzionario. Mi dai il numero di Prada, che lui mi dirà sempre su di morale. Due mana, 2-1 volare, al solito. Assist, assist. Precisa identica trovata. Ah, rara de merda. Isola foil, te tocchi. Che bella. Però poi carte da giocare, va. Insomma, ci sono comunque le carte da giocare. Non ti puoi arricchire comprando un prodotto di qualche. Però le carte da giocare ci sono. Ce ne abbiamo trovate un sacco. Le carte che si giocano, ragazzi. Horrid goal. E l'orrido 3-3. Veramente pessimo questo pacchetto. Una carta di merda. Rara 3-3, Grinson, wow. L'Oner. Sarebbe? Ah, quella orridissima. Il vampiro che prende la credo. Che merda. Carta di merda, madonna, la strapperei, cazzo. 16 e 02 è quella mitica, questa qua. La mitica che pesca. Stable commander, vero? Buono, buono. Il niente. A parte questa mitica molto forte. Dai, e la smetto di lamentarmi.
orrido vecchio Rustin, completamente useless. Vecchio e impotente Rustin. Alista! Quanti euro? 5, 10, 20, quanti? Zero? È comune questa, non varrà niente. È vero. 5-6, questo è il mostro volante micidiale completamente inutile. Esatto. Dopo ancora non sono convinta. Mi ha detto di vedere le art delle sue avi mani. Boh, bene, bene, bene. Mannaggia, i guantini me lo fanno venire uro. 4-4. Che cazzo è? La carta da commander, mai vista in vita mia, ovviamente. Serafina, custode del... Respiro. Andiamo avanti. Ah, carta meravigliosa di Magic questa qua, che vale ben un centesimo e mezzo, però è fortissimo. Adesso arriva il sugo vero. Parlano i soldi. Silenzio. Ottimo. Parlano i soldi. E allora, mani sudate della magia. Manicure perfetta, fatta oggi appositamente, guardate. Dado della magia, caro Lore, okay, mi porti dai, fortuna. Allora ti chiamo mercoledì. Va bene, mi chiami mercoledì allora. Oh mio Dio, la merda. La merda foil. Posso dire partiamo non male di più. Top investimento. Posso dire la peggior rara del set. 6 pacchetti di Orizzonti Modierni numero 2. Attenzione. Attenzione. Apriamo questo orrido pacchetto, già lo so, della magia di Orizzonti Moderni. Attenzione! Può essere la Terra, sta roba, la saga di Urza, veramente? Cioè, senza Orza Orza, Costituzione è chiara. Cazzi! Assoluti! Disco di merda! Di Neviria, il niente! Il numero è alto, ma io non conosco il numero della saga di Urza. Altra rara, 6-6. Il drago di merda. No, attenzione, questa è bella. Attenzione, questa è bella. Questa, però non so se vale soldi. Però so che è buona, sicuramente è forte, si gioca al 100%. Micchia, doppia rara, buono. E poi c'è il Nora Vaser. Con patatine, ketchup e sudore dell'inserviente dentro. Verde. Sarà quello schifo di comando verde completamente ingiocabile. No. Ottima! Ottima Yami Vaia. Non vale molto, però vale soldi. Sicuramente più di 5 euro. Penso più di 5 e meno di 10. Innsbra! 2-2. Il niente, penso. 2-2 verde, Modern Horizon. Il niente. Esattamente il niente. Attenzione. La terra? La fetch? Ottima! Madonna mia, solo gioie da Modern Horizon quasi. Solo gioie, scrigni della cabala. Non si gioca esattamente mai in nessun mazzo, però vale soldi senza un motivo. Un'altra rara, ragazzi. E chi si pazzo? Il niente! Sputa niente, sputa ghiande. È bannata in che formati? In tutti? In Modern è bannata? No, in Modern sicuramente si può giocare. Rara 3-1, orrida, Boros ingiocabile. Sembra la stessa che si trova in Midnight Hunt, quella Boros orribile. Sembra uguale. Pacchetto vuoto, questo pacchetto vuoto, vuotissimo della magia. Rimanga ormai, rimanga. Terra, fetch bianco-nera questa. Yes! Madonna santa. Te tocchi con Modern Horizon, quanto è peggiore quanto è peggiore l'esperienza di sboosting con un'espansione qualsiasi di standard. Posso dire la cosa da cavarsi gli occhi, tipo Topolino, quello quando si ficca le mani, si fista con i pugni, gli occhi, esce il sangue, posso dire uguale. Rara 5-3, mitica, inutile però, cazzo. Cioè guardate quanto cazzo di sugo. Cioè, allora, calcolate che quel pre-release pack costa 40 euro, abbiamo detto, no? 40 euro su MKM, se mi avete detto correttamente, no? Cioè, guarda, già, le abbiamo superate ampiamente. Con Acquitrino, sta roba, sto schifo lasciamo perdere, Cabal Coffer, sta porcheria lasciamo perdere, sta lasciamo perdere, Yami Maya,
Scoiattolo, lasciamo perdere questo. Abbiamo trovato sostanzialmente queste carte, che 40 euro penso che li sfondano ampiamente. Diciamo tipo 25 euro queste due, essere generosi. Questa abbiamo detto un'altra decina di euro, il piccione volante qua. 10-15 euro. Sì, li sfondiamo i 40 euro. Li sfondiamo ampiamente, anche 50 penso, forse un po' di più pure per queste carte. Quindi pre-respack, dato bene, abbiamo superato il valore. Quindi qua, 150 euro, vediamo se, se li raggiungiamo. La lingua fa differenza? Sì, va bene. 30 euro di pacchetto, ladies and gente. E vediamo un po'. Arriva il momento del suo assoluto. Questi erano da mettere i guanti davvero. Top investimento. Questo è in assoluto il pacchetto in produzione di Magic migliore a cui potete ambire. Non esiste una bustina di Magic migliore di questa in commercio in questo momento. A meno che, vabbè, non prendi le buste di Beta, Arabian Night, Leggende. Cioè, meglio di questo non c'è niente. È bella sti sulla foglia. Stupenda, bellissima sti sulla foglia. 40 euro il negozio se ti tratta bene. Rara. Il niente. Partiamo male. Rara. Potrebbe essere Saga di Urza. Ti prego, sialo. Sì, lo sì. Il niente. Perché non sei Saga di Urza, maledetto? Tutore profano. Orrido. Siamo partiti malissimo. Che cazzo è? La foil a bordo vecchio? Che cazzo è la foil a bordo vecchio? Il niente! Mi hai fatto cagare in mano, maledetto. Perché non era la rara ancora, era la comune. Il niente. Grazie GT Revolution per le 5. 1-2. Questa è la rara orrida però. 1-2 a bordo vecchio. Etched foil, portuale di risciata. C'è un'altra rara? Sì, c'è un'altra rara. 4-4. Che cazzo c'è di 4-4? Orrida. Il mouse del nientes. Mamma mia, pacchetto orrido. Orrido. Acqua di rose, non mi fare scherzi però. Non mi fare scherzi. Che 40 euro, 30 euro / 40 in negozio, cioè. Andiamo avanti. Mamma mia, male male ragazzi, male male. Cioè male male. Però vabbè, abbiamo altre 4 ragazzi, dai. Mica è un repack di acqua di rose questo. Posso dire il nulla? Posso? O qualcuno si offende? Ovviamente non comune. Creatura 3-3. Questo potrebbe essere... Questo è solido. Questo è lo schifo blu. Lo schifo blu, come si chiama? Non solitude. Come si chiama quello blu? Vabbè, avete capito. L'elementale blu. No, l'elementale blu. Subtly. Subtly! Il peggiore, forse. Posso dire il peggiore? Però... Borderless. È figo, dai. Sottigliezza... Borderless. Vabbè, dai. Sì! Questa è ottima, però è etched pessima, però ottima lo stesso. Scalding Tarn foil. Attenzione. Attenzione, peccato è, lo so, peccato, etched orrido come cosa. Sì, etched, però buona lo stesso. E non abbiamo finito, però attenzione. Sto pacchetto de d'occhio, sto pacchetto. E sotto che c'è? Un Planeswalker. Inutile, ma un Planeswalker. Daccon. Attenzione, questo pacchetto... questo pacchetto rulla. 75 il laghetto. Foil etched, non ci credo mai. 3-1, l'orrido tizio con cascata. Lo so a memoria ormai. Anzi, con delirio, non con cascata. Andiamo avanti. Di nuovo, basta. Oh, vamo a finire. 4 per, basta. Ho capito, bello sei, figo, sei fighissimo. Belli, uno bianco, uno blu, uno nero. Cioè, concettualmente ti tocchi con sto Planeswalker. Però poi, trovo la sta cazzo di Saga di Urza. Cos'è questo schifo? Orrido! 3-2, foil etched, tra l'altro.
Se calcoliamo 30 euro a pacchetto, siamo sotto di almeno 30 euro. È come se un pacchetto l'avessimo preso e bruciato. Dio sì, chiuso. Preso un pacchetto chiuso e buttato nel camino. Vai. Rara. Niente. Tutte le volte che vedo una rara così in colore, penso sempre a Urza. Questa sarà una fetch? No. Niente. Il comando. Verde, terribile, ingiocabile. Andiamo avanti. La rara foil. No, sì. 3-4. Bellissimo. A me, cioè, vale un cazzo, però è bellissimo. Purtroppo è foil etched pure questo. Mannaggia il foil etched. Sebastiano Macchinone. Te tocchi con Sebastiano. Oh my gosh. Oh mio Dio. Ma l'avevamo già trovata questa. Le giuro che l'avevamo già trovata. Glielo giuro proprio. 100% glielo giuro. L'avevamo già trovata. Questa è da strappare quasi. Perché sono brutte, barabizio. Sono bruttissime le foil etched. A me non piacciono. Immagino quindi sia per questo che valgono poco. Sono bruttissime. Non si possono guardare. Il drago senza tempo e senza vergogna nel comparire in questo pacchetto dopo aver aperto il niente poco fa. No, basta, il 3-1 Boros. Lo voglio strappare, ti prego. Non lo posso mangiare, è commestibile. Voglio mangiare come i birilli di Fantozzi. Li ha bevuti, ora li mangia. Rara. Etched. 2-2. Di nuovo quella verde di prima. Gli scoiattoli di merda. Tumulto degli scoiattoli. Samantha, la dai, canta. Ultima carta, ragazzi. Mamma mia, che schifo. Pacchetto osceno. Zero sali di Urza, pazzesco. Zero saghe di Urza, sì, ladies and gentlemen. Zero saghe di Urza foil. Attenzione. Zero saghe di Urza. Cheat. Ah, la sigla. Saga di Urza foil non etched, tanto per cominciare. Sì. Non etched. Zero saghe di Urza. Cheat. Ci abbiamo recuperato di brutto. Va bene, ladies and gente. È stato bello. Finché è durato, state sintonizzati perché intervisterò in live una femmina della magia.